Il quarantenne Giuseppe Di Terlizzi ha perso la vita durante una rapina messa a segno da quattro giovani nella sua salumeria in Corso Piave a Ruvo di Puglia. Sono passate da poco le 21 ed è quasi ora di chiusura, quando nell'esercizio commerciale entrano quattro giovanissimi, ingannati dai modi incerti e dal tono di voce. Hanno il volto travisato da passamontagna. Minacciano con una pistola di farsi consegnare l'incasso della giornata, 300 euro. Di Terlizzi ha moglie e due figli e con ogni probabilità reagisce alla rapina. Il rapinatore che impugna la pistola si innervosisce e spara forse più di un colpo, ma uno solo colpisce il salumiere al volto e lo uccide all'istante. Sulla scena del crimine arrivano per primi due agenti della polizia municipale di servizio poco distante. Vedono scappare tre ragazzini e li rincorrono a piedi, ma poco dopo li perdono. I giovani rapinatori lasciano come unica traccia due passamontagna. Sul posto arrivano anche carabinieri, polizia ed il magistrato di turno. Per tutta la notte si effettuano analisi e viene eseguita un'autopsia preliminare sul corpo della vittima. Intorno alla salumeria, nonostante la pioggia fitta, si stringono tanti concittadini sgomenti. Arrivano anche i parenti stremati dal dolore. Gli anziani genitori del salumiere vengono visitati da personale del 118 per un malore. A Ruvo di Puglia non si assisteva ad un omicidio per rapina dagli anni 90.